Buongiorno scimmie, oggi sono qui per parlarvi di un format che abbiamo iniziato a realizzare, un progetto che durerà circa un anno e che vede impegnati noi scimmie col cappello e un personaggio veramente particolare, cioè Doretta Drag Queen. Stiamo parlando di un format che è già online e che quindi già qualcuno di voi probabilmente conosce. Si tratta di In Cucina con Doretta. Ovviamente io sono la parte tecnica, la parte nerd del progetto, per cui vi parlerò, dico, ho fatto la voce tipo Selma dei Simpson, vi parlerò della parte nerd del progetto. Quindi sostanzialmente, siccome mi è stato chiesto a seguito di un sondaggio su Instagram come abbiamo realizzato il tutto, com'era lo schema tecnico del programma, oggi vi parlo proprio di questo. Iniziamo con le videocamere. La parte principale, la parte centrale, quella che riprende tutta la puntata dall'inizio alla fine, è composta da tre fuji. Sono due fuji XH1, una con montata un 85 mm f1.8 Viltrox per fare i close up e un'altra invece con un Sigma Art 18-35 f1.8 che serve per fare il totale della cucina. È una XT20 col 16-55 f2.8 costante, fa i mezzo busti e riprende alcuni particolari in alcune situazioni, come per esempio le mani che lavorano su tagliere. E a proposito del tagliere, abbiamo sempre la G3 Panasonic, quella che mi sta riprendendo in questo momento, con un 14-42 kit che riprende dall'alto, quindi fa la zenitale del tagliere. Per quanto riguarda i fornelli, utilizziamo una Xiaomi G modificata per avere un audio migliore, quindi con un innesto esterno. Vi lascio da qualche parte qui, non so mai dove mette, il suggerimento al video per vedere come è stato realizzato, un video vecchio che feci quando vivevo in Lituania e che riprende appunto i fornelli in 2.7K, quindi poi con la possibilità di croppare. Il video è stato realizzato interamente in Full HD, ma ripreso, a eccezione appunto della G3 e della Xiaomi, ripreso in 4K a 25 fps, 200 megabit al secondo. In qualche caso, quando è morta perché si è fritta, quindi non mettete mai sul fuoco una Xiaomi G, nel momento in cui si è andata a friggere un pochettino la Xiaomi G, abbiamo fatto i close up di pentole e quant'altro utilizzando un Osmo Pocket, sempre in 4K alla massima, super fine, alla massima risoluzione possibile, e il risultato è stato comunque portato a casa in maniera egregia. Per quanto riguarda lo schema luci, abbiamo usato questi due bimbi qui che vedete dietro di me, due Sun 6 della Pro Aim, due luci LED Fresnel. Abbiamo utilizzato un Viltrox, l'RP 808, se non sbaglio, recensito, se non ricordo male, o una o due settimane fa, sempre su questo canale, per illuminare il fornello, e un, anche se poi è morto anche quello, quindi abbiamo dovuto utilizzare poi un manfrotto piccolino che avevamo di backup, perché comunque le riprese, essendo le prime puntate, ne abbiamo girate 4, ne giriamo 4 alla volta, il piano originale era 6 ma ne gireremo 4 a sessione, erano le puntate pilota e quindi dovevamo capire anche noi tutta la parte funzionale, quanto andasse bene, quanto potesse resistere, per cui ovviamente i tempi sono stati molto più lunghi, eccessivamente, che abbiamo girato per 13 ore e mezza. Mannaggia. Dicevo, poi frontalmente c'è un Godox, non ricordo il codice, come luce LED, piccolissima luce LED che serve a dare una schierita frontale, attaccato tutto questo, quindi sia la G3 che il Godox è attaccato a una griglia che era presente in cucina ed era attaccata attraverso, vabbè, crocchi vari, vitine, vituzze, vitelle. Abbiamo utilizzato anche questa griglia presente nella cucina dove giravamo, perché tutto intorno era contornata da LED, quindi abbiamo usato anche quei LED per illuminare l'ambiente, quindi bisogna sempre utilizzare anche le luci presenti già. E infatti, per esempio, abbiamo utilizzato anche, per dare colore le luci e staccare un po' lo sfondo, le luci della cappa originale della cucina. Su questa griglia c'era montato sempre un audio di backup, che è un Tascam DR44VL2, non mi ricordo, comunque ve li linko tutti in descrizione, sto mare di roba. E Doretta è microfonata con un Rode Wireless Go, al quale attacchiamo un microfono Sennheiser, di cui non ricordo in questo momento il modello, vergogna su di me, vi lascio tutto il link in descrizione. E per quanto riguarda gli ospiti, verranno microfonati, nella prima puntata non si vedono, ma quando uscirà questa puntata
si vedrà un ospite, sono stati microfonati con un Instamic nei primi quattro episodi, però siccome non mi piace il risultato, anche perché comunque facilmente perde segnale, non è stabilissimo, non ve lo consiglio, costa troppo per quello che vale, quindi perché secondo me vale questo, non lo comprate, infatti non ho potuto utilizzare l'audio, ho dovuto utilizzare l'audio delle camere, per fortuna che avevo montato dei Rode micro go di backup sulle altre camere, e con il Tascam e l'audio in qualche modo ho recuperato l'audio dell'ospite. Dalla prossima sessione di puntate in poi utilizzeremo il mio recorder Sony qualche cosa, un recorder da 30 euro bellissimo, che funziona benissimo e che va benissimo. Io lo uso perché è piccolissimo, lo uso nei matrimoni, ne ho parlato in un altro video che vi lascio sempre da qualche parte qui, e va bene così. Quindi la parte audio sostanzialmente è questa, porteremo anche un altro sistema wireless o un boia o un'altra porcata cinese che ho recensito sempre, che comunque fa la sua porca figura, alla fine è un format per YouTube, quindi non è richiesta la qualità televisiva, una qualità mostruosa, e il tutto viene lavorato, dicevo all'inizio, il tutto viene lavorato in full HD, per cui alla fine la qualità va bene per com'è, perché l'illuminazione è tanta, la resa quindi è sufficientemente adeguata, ovviamente tutto fuoco manuale perché sennò si diventa pazzi. E questo è, seguite In Cucina con Doretta, perché per un anno pubblicheremo video ogni martedì, quindi è un nuovo format che abbiamo lanciato, questo è l'anno dei format per la Monkey Hat, per cui state a cuorte, perché secondo me vi divertirete, vi stupiremo, anche se continueremo a pubblicare i Monkey Tech sul mio canale personale. Vi invito a iscrivervi al canale di Monkey Hat, perché Monkey Hat pubblicherà alcuni format quest'anno che saranno veramente interessanti. Il primo appunto è In Cucina con Doretta, per cui vi invito a seguire anche la pagina di In Cucina con Doretta e anche il profilo Instagram. Io vi linko tutto quanto in descrizione, così voi andate, li spulciate, li guardate, vi piace, mettete like e mi seguite, se no non lo fate. Noi ci vediamo Che ci vediamo? Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella, ragazzi, è importante, supportate le scimmie con il cappello, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo il prossimo giovedì con un nuovo Monkey Tech. Ciao, cipollini.